Ancora un'estate in Valle d'Itria per la nazionale maschile Under 18, ospite fissa del torneo di Cisternino dedicato alla memoria di Peppino Todisco e Tonio Punzi. Gli azzurrini hanno chiuso al secondo posto dietro la Grecia e davanti all'Inghilterra ed Israele. È stata l'ultima verifica importante per Capobianco e il suo staff prima della partenza per l'Europeo di Turchia. A me piace giocare contro squadre forti perché ci dicono realmente il punto a cui stiamo. Io penso che già la Grecia, che è una squadra molto molto buona, l'anno scorso con l'annata precedente è arrivata terza, se ricordo bene. A Potenza abbiamo giocato contro la prima e la seconda di 2 anni fa. Qui ci sono altre due nazionali. L'Inghilterra è una squadra che fisicamente fa paura, letteralmente paura. Israele è la solita squadra combattiva che gioca una pallacanestro, secondo me molto adatta al periodo di formazione della squadra nostra. Ricco il programma organizzato dalla società Club Giganti Cisternino anche in questa 13ª edizione. Fra gli eventi collaterali di un torneo di altissimo livello, un seminario sull'impiantistica sportiva e un clinic affollato da circa 200 tecnici pugliesi. La società del Club Giganti, con la collaborazione della FIP, abbiamo organizzato questo torneo importantissimo con queste squadre. Secondo me sono una delle migliori che faranno i campionati europei in Turchia. Noi ogni anno cerchiamo di fare il nostro meglio e credo che con questo torneo diamo il lustro a tutta la Puglia.